Allora, questa mozione è un tema che reputo davvero piuttosto grave, riguarda il tema dell'azienda Eureco, l'azienda che è esplosa a Paderno Dugnano il 4 novembre del 2010. Come ricorderete, quell'esplosione ha causato la perdita della vita di 4 operai, numerosi feriti, tra cui alcuni gravemente feriti, altri meno. È una situazione che ha davvero dell'incredibile per come si sono poi svolte successivamente le situazioni, che hanno fatto sì che per anni, perché parliamo del 2010, per anni le persone che avevano subito queste gravi perdite o di familiari o di colleghi o comunque della propria salute e che avevano poi perso anche il lavoro, si sono ritrovate abbandonate dalle istituzioni, mentre chi ha causato questo danno e che è una persona che è stata poi condannata in via definitiva ha potuto per diversi anni vivere sereno e tranquillo la propria vita in quel di Paderno Dugnano. Ricostruisco un po' la storia. Il 4 novembre appunto del 2010 avviene questa esplosione della bombola di acetilene. Una nube di fumo davvero enorme copre il cielo di Paderno Dugnano e inizia appunto il dramma. Su questa situazione si apre subito una commissione d'inchiesta parlamentare. Vengono ascoltati diversi enti nelle audizioni giù in Parlamento, tra cui il sindaco di Paderno, ovviamente, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il questore di Milano, un rappresentante del comando della provincia della Guardia di Finanza, eccetera, eccetera, eccetera. Raccontano cosa è successo, quindi raccontano anche che l'azienda effettuava raccolta, stoccaggio, conferimento negli impianti di smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, e che in diversi anni questa azienda ha ottenuto le relative autorizzazioni per effettuare queste attività. Nel 2007 viene rilasciata un'ulteriore autorizzazione all'Eureco che doveva durare fino al 2013, però nel 2010 poi ha avuto una sorta di interruzione per quello che è successo. Gli operai coinvolti in questa situazione drammatica, alcuni lavoravano per l'Eureco, altri lavoravano per un'azienda che dava in appalto i lavori, che era la TNL SRL, che dichiarava di essere specializzata nella trattazione di questi materiali, ma che poi nella commissione d'inchiesta parlamentare risulta essere un falso. Quindi non era esperta, non aveva le competenze necessarie per effettuare la trattazione di questi materiali. Il titolare dell'Eureco, Merlino Giovanni, ricordo che ha già un passato di vicende giudiziarie inquietante, perché già nel 2003 si ritrova coinvolto in una vicenda legata ad un illecito smaltimento di rifiuti. Nel 2006, per un'irregolarità amministrativa e penale riscontrata presso l'unità CRSRL, questa azienda in provincia di Pavia. Nel 2008, per un'irregolarità sempre all'interno dell'Eureco, e fino ad arrivare appunto al 2010 e grazie al cielo alla condanna definitiva. In particolare nel 2013 Giovanni Merlino viene condannato per omicidio colposo plurimo aggravato per il numero delle vittime e aggravato dalla violazione delle normative della sicurezza e per lesioni colpose e incendio colposo. Questo è quello che si legge sulla stampa e questo è quello che abbiamo avuto modo di valutare. La condanna viene confermata anche in ultimo grado e quindi oggi il signor Merlino non è più in libertà. La cosa però che ha dell'incredibile è che a luglio di quest'anno, il 12 luglio di quest'anno, Città Metropolitana rilascia un'autorizzazione a proseguire l'attività. E io davvero rimango basita per l'incapacità delle istituzioni di far fronte con le sue leggi, con le sue burocrazie, con i suoi lacciuoli, con le sue incapacità, non riesce a far fronte al fatto che non si può permettere di ridare un'autorizzazione a continuare ad operare a questa azienda.
L'azienda ha semplicemente cambiato il nome. Al posto di Eureko si chiama Tecnologia Ambiente, al posto di Merlino hanno messo una persona che non ha nessuna competenza in materia. Basta fare una visura catastale per verificare chi c'è dietro a chi ha fatto questa richiesta. Bene, un funzionario di Città Metropolitana che evidentemente non ha gli strumenti, ma forse non hanno nemmeno la grande voglia di cercare almeno di ritardare le autorizzazioni a queste aziende che hanno creato una delle situazioni più pericolose di tutta la Lombardia degli ultimi decenni. Pericolose non solo per ovviamente i lavoratori, le famiglie dei lavoratori, ma anche per tutti i cittadini. Io ricordo benissimo i bambini delle scuole di Palermo Dugnano che per settimane sono andate avanti a fare perché non riuscivano più a respirare, per settimane. Quindi io non so cosa hanno respirato, non so gli effetti rispetto a questi bambini quando verranno fuori. Bene, abbiamo cercato di mantenere alto il tema dell'Eureko anche l'anno scorso. Mi spiace che il presidente Cattaneo si sia sentato proprio ora, proprio quando si parlava del tema Eureko, perché abbiamo portato il presidente Cattaneo l'anno scorso, durante le 100 tappe Lombardia, l'abbiamo portato proprio a Paderno Dugnano, l'abbiamo portato al Parco della Pace per chiedere di incontrare i superstiti che, come dicevo prima, non sono stati tutelati in nulla da parte delle istituzioni. Sono ancora in difficoltà psicologiche, fisiche ed economiche, perché non hanno un lavoro e nessuna istituzione è riuscita ad affiancarli. Abbiamo portato il presidente Cattaneo, il quale ha preso davanti a loro un impegno preciso di ricoinvolgerli all'interno di un sistema di outplacement. Ebbene, dall'anno scorso ad oggi nulla è stato fatto. Queste persone non sono state mai contattate, mai, nonostante i nostri numerosi solleciti al presidente Cattaneo. Ad autorizzazione avvenuta, quello che chiediamo sono due cose. La prima, fornire davvero un percorso a questi lavoratori di outplacement, in modo che davvero riescano a risentirsi integrati dalla società e riescano a capire che le istituzioni esistono. Perché ad oggi le istituzioni di fronte a questa gente risultano enti astratti e totalmente inutili. E con un fatto così grave è davvero assurdo spiegare, cercare di far capire loro che in realtà le istituzioni dovrebbero servire a qualcosa. E l'altra nostra richiesta importante è che si apri un tavolo di lavori su questa nuova tecnologia ambiente, che possiamo chiamare tranquillamente Eureko di Merlino, in modo tale che i controlli su questa azienda non siano i controlli ordinari prescritti dall'AIA, ma siano molto più approfonditi, che si costituisca questo tavolo intorno al quale devono esserci tutti gli enti di cui dicevo inizialmente, i carabinieri, l'ARPA, il sindaco, eccetera, 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 in modo tale che si entra maggiormente nel dettaglio per valutare la salute e la sicurezza non solo dei lavoratori che verranno presi, e quindi anche però dell'appalto e dei eventuali subappalti, la sicurezza dei cittadini, la sicurezza delle emissioni in atmosfera. Noi non sappiamo che cosa è stato emesso in atmosfera in quell'occasione, e quindi che ci sia un tavolo di lavori che su questo caso specifico, che per la Lombardia è uno dei più tragici degli ultimi decenni, che su questo caso specifico Regione Lombardia faccia da traino e coordini questo tavolo per entrare e fare controlli più serrati rispetto a quelli prescritti dall'AIA. Io credo che dopo anni, perché dal 2010 al 2016 sono passati anni di silenzio delle istituzioni su un fatto così grave, io credo che il dovere di mettere intorno a un tavolo tutti gli enti preposti per dare garanzia che questi controlli siano davvero ben più pressanti rispetto ai controlli dell'AIA sia il minimo per cercare di restituire un minimo di serietà e di credibilità alle persone che sono state coinvolte in questa disgrazia. Grazie.